Salve ragazzi, l'estate sta più o meno passando, ma ci ritroviamo qui ancora morendo di caldo, quindi perdonate il mio aspetto, però io avevo promesso che uno dei primi video di settembre sarebbe stato quello dedicato alle avventure di Graziano e quindi partiamo. Lo so, è un sacco di tempo che non faccio un'altra puntata, vi chiedo perdono in ginocchio, ma adesso recuperiamo. In caso non sappiate di cosa io stia parlando, c'è una playlist sul mio canale tutta dedicata a Graziano che amerete conoscere anche voi, che ha conquistato i cuori di tutti i miei fan. No, vabbè, non diciamo fan, che poi qualcuno si offende. Vi amo tutti sempre. Comunque, andiamo avanti. Insomma, se non avete seguito le altre puntate, vi consiglio di vedere prima quelle, se no non capirete un tubo. Per riassumere velocemente, questo è un dattiloscritto inedito e incompiuto che ho ritrovato a casa di mia madre e che avevo scritto quando avevo più o meno 15 anni. Tra i 14 e i 15 probabilmente, e che sto rivedendo con voi per ridere principalmente, ma anche per cercare qualche indicazione sugli errori tipici che si possono fare per ingenuità. Se invece non vedete l'ora di sapere qual era il colpo di scena che vi avevo anticipato, ecco, adesso ci arriviamo. Tra l'altro vi avevo chiesto di provare a indovinare quale potesse essere e le vostre risposte sono state meravigliose, vi amo. La maggior parte della gente ha ipotizzato che ci fosse una svolta LGBT e questa cosa è interessante, mi fa piacere che insomma ci abbiate pensato e si ipotizzava una storia d'amore tra Graziano e Andrea, tra Letizia e Giulia, qualcun altro ha ipotizzato strani rapporti di parentela, per esempio qualcuno diceva si scoprirà che Andrea è figlio di Graziano, mi pare, una cosa del genere. Ecco, grazie mille a chi si è messo in gioco, insomma, a cercare di indovinare. No, non avete indovinato, ma adesso lo scopriremo. Partiamo subito. Allora, questo è il capitolo numero 4 e il capitolo si chiama In riva al lago. La giornata era meravigliosa. Il sole sembrava sorridere dal cielo e con la sua allegria regalava al mondo un'infinità di luce e calore. Andrea era emozionato, nervoso, voleva essere a posto, era certo che Giulia sarebbe stata perfetta e non voleva essere da meno. Si era completamente dimenticato che anche Letizia avrebbe partecipato e ricordava appena dell'esistenza di Graziano. Ecco, già da qui noi capiamo che Andrea l'abbiamo perso. Cioè, io capisco che Andrea è innamorato di Giulia, capisco che sia impaziente, insomma, di andare a sto picnic che è il centro di tutta la trama e lo attendiamo con ansia, però il suo atteggiamento, e lo vedremo ancora di più dopo, è un tantino inquietante, cioè un po' eccessivo, ecco, quindi sicuramente all'autrice avrei detto sì, però, cioè. Tra l'altro, in questo primo paragrafo ci sono molte cose da dire, per esempio, non so se avete fatto caso al fatto che si inizia spesso, all'inizio del capitolo, con le previsioni meteo. La giornata era meravigliosa, il sole splende, il sole sorride, ci regala l'allegria, sì, però. Ora, in sé non è che questo sia una cosa sbagliata da dire, non è che è vietato dire com'era la giornata. La domanda che potremmo porci da autori, però, è a cosa ci serve questo nella storia? Vi faccio un esempio: da poco ho finito di leggere Picnic a Hanging Rock, no? Il famoso libro, e lì c'è una grande descrizione dell'ambiente naturale che circonda i personaggi, ma lì serve a qualcosa, cioè è come se fosse un personaggio nella storia, la natura. Dunque ci sta che l'autrice si sia molto soffermata nel descrivere la natura rigogliosa, l'atmosfera, che tipo di tempo c'era in quel momento lì, perché serviva. Dunque il consiglio che possiamo trarre da questo aspetto è non tanto che sia vietato dire che il sole splendeva nel cielo, ma che da autori dobbiamo sempre maneggiare ogni strumento che mettiamo in scena con consapevolezza. Quindi dobbiamo domandarci, sì, ma a me a cosa serve partire nel capitolo con il premettere che la giornata era meravigliosa? Cosa voglio comunicare con questo? Oppure sto sprecando parole? Questo primo paragrafo iniziale che riguarda Andrea si chiude così e quindi come sempre è un po' sbrigativo. Sto povero Andrea, a parte renderlo lievemente psicotico, insomma, non ne diciamo mai nulla di particolare. Quindi un'altra cosa che direi subito all'autrice è certamente di cercare un minimo di approfondire Andrea un po' di più. Per esempio, non so se vi ricordate, ma nel capitolo precedente, mi pare che fosse quello precedente, si parlava della sua passione per il pianoforte, per il fatto che lui scrivesse musica proprio, la componesse lui stesso. Questa cosa non tornerà mai più. Cioè, ok, noi vediamo Andrea che è nervoso prima di andare al picnic, però basta, tutto qua. Poi lo prendiamo un po' per pazzo e andiamo avanti. Si poteva fare un po' di meglio, no?
Adesso si passa sempre in questa panoramica di cosa stanno facendo i personaggi prima di sto picnic del cavolo a Letizia. Cosa volete indossare oggi? Chiese Grazia. Era appena entrata nella camera di Letizia e lei era in piedi davanti alla specchiera. Si stava pettinando i capelli, guardandoli con aria desolata. Tutta la sua famiglia l'aveva rimproverata per il gesto impulsivo, ma nessuno, nemmeno Graziano, aveva compreso quale tragedia fosse stata per lei. Non tanto per i capelli che sarebbero ricresciuti, ma perché si era sentita sicura di qualcosa che si era subito infranto. Era quella la fine che avrebbe fatto ogni certezza? Posò la spazzola e si guardò nello specchio. Doveva apparire lieta perché avrebbe visto Andrea, ma come sopportare le domande sui capelli che sarebbero di certo arrivate? Strinse i pugni, non doveva scoraggiarsi, ci sarebbe stato Graziano a spalleggiarla. Il vestito verde, disse, quello chiaro. Ottima scelta, eccolo! Grazia glielo porse e lei lo indossò in fretta. Allora, qui la cosa che ho notato adesso rileggendo sono un po' le rime. Cioè, lei guardò i capelli con aria desolata, tutta la sua famiglia l'aveva rimproverata. Non è un problema enorme, però da editor lo noterei se stessi facendo copy editing, line editing, no? Cioè, se stessi ponendo proprio attenzione nell'uso delle parole. È importante rileggere a voce proprio perché magari sentiamo meglio le rime. Ce n'era una in realtà anche nel paragrafo di prima, vediamo se la trovate. Questo chiaramente non è un errore, però se possiamo evitarle è meglio perché leggendo si sentono e questo distrae. Comunque, al di là di questo aspetto, ma oddio, questa scena in sé va bene, anche se nuovamente. Boh, magari limerei qualche sfumatura, ecco, però non ci soffermiamo eccessivamente, però vabbè, andiamo avanti per ora. Comunque, in realtà devo ammettere che questa cosa dei capelli, che come già dicevo è abbastanza banale, perché tutte le eroine dei romanzi ambientati, non lo so, a fine 800, primi del 900, come forse è questo, anche se ancora non l'abbiamo capito, e hanno questa cosa di tagliarsi i capelli per mostrare una volontà di ribellione, di crescita, non lo so, di maturazione personale, e quindi pure Letizia è vittima di questa cosa, però. Il fatto che lei abbia dato un significato simbolico sul momento a questa cosa, ma che poi di fatto si sia resa conto di aver fatto una cavolata, non mi dispiace. Si erano riuniti poco lontano dalla riva del lago. Graziano e Andrea avevano portato dei cestini con le cibarie e li avevano adagiati lì accanto. Non era ancora il momento di mangiare, si osservavano l'un l'altro. Giulia era bella come sempre, nell'abito bianco, poco adatto a un picnic. Andrea non smetteva di fissarla, Graziano evitava ogni sguardo, Letizia fissava l'erba. Cioè, un divertimento sfrenato questo picnic, proprio iniziamo bene. Vabbè, era da tempo che non facevo un picnic, esclamò Giulia. Sono contenta che tu abbia avuto questa idea, Graziano. Le idee migliori non vengono mai dalla mia mente, qualche spirito deve avermela suggerita, chissà. Quel che conta è che siamo qui, rispose lui. Ecco, devo dire che mi mancavano le perle di Graziano. Grazie mille, ti amiamo tutti per queste cose che dici. Ecco, come al solito, insomma, Graziano quando apre la bocca dice qualcosa che in teoria dovrebbe far scoppiare tutti a ridere, ma viene sempre preso sul serio. Questa è la cosa che non mi piace. Cioè, come già appunto avevo detto, il personaggio di Graziano ha una caratterizzazione tutta sua, che volendo è anche simpatica, quindi non andrei a cancellarla, però direi all'autrice, allora, se lui deve essere l'uomo saggio, cioè se gli altri lo vedono sempre come quello che è, ha queste perle, queste uscite che sono perle di saggezza, magari proviamo a renderle delle perle di saggezza, perché queste cose sono un po' delle cagate, no? Cioè lui apre bocca e spara una cavolata. E realisticamente verrebbe considerato un po' un cretino se dicesse queste cose. Quindi, ecco, pur mantenendo Graziano com'è perché lo amiamo com'è, però io un pochino alleggerirei questa cosa. Ma Letizia, sbaglio o prima avevi i capelli più lunghi? Questa domanda di Giulia fece trasalire Letizia. Sì, è vero, ma ora li ho tagliati, rispose con un fil di voce. E come mai? Erano talmente belli. Hai fatto una stupidaggine, lasciatelo dire. Graziano si intromise. Smettila, non le stanno male. Non l'avevo notato, fece Andrea, come emergendo da un sonno profondo. Letizia alzò gli occhi su di lui. Non l'aveva notato, dunque non l'aveva neanche guardata. È lei che si era preoccupata tanto. Delusa, chinò il capo. Qui abbiamo ancora un Andrea completamente rincretinito che non si rende conto di dov'è, di dove si trova, di cosa sta facendo, anche qui insomma questo fa ridere. E
Ecco, lo so, ne parliamo per ridere di questa storia, però è molto facile per un autore alle prime armi creare questo involontario effetto di comicità. Parlando seriamente, è un problema perché qui non deve farmi ridere questa scena. Questi deficienti che stanno lì sono andati a fare un picnic che ancora non si è capito che senso abbia perché è tutto molto inquietante, ma Graziano che cosa si aspettava, insomma, che accadesse? E che stanno lì senza parlare. In una dinamica molto tesa ma che fa sorridere in realtà, Graziano spara cavolate, quell'altro è completamente rincretinito, Giulia, non lo so, è drogata, Letizia è tutta triste, va bene. Comunque, ovviamente Graziano non ci risparmia un'altra delle sue perle. A volte sento anch'io il desiderio di cambiare, disse Graziano, attirando l'attenzione su di sé. Un giorno o l'altro mi mozzerò un braccio, così, tanto per fare un cambiamento. Sarebbe una pazzia, rise Giulia, e tutti risero con lei, tranne Letizia. Oh, ma perché sei sempre così seria? Aggiunse Giulia verso di lei. Cioè, non lo so, vorrei un minuto di silenzio per quello che ha detto Graziano. Cioè, voi immaginate di essere così in giro con i vostri amici e un vostro amico così spara questa cavolata dicendo: "Oh, un giorno per cambiare mi taglierò un braccio." Ok, Graziano, va tutto bene. Stai calmo. No, però è carino che Graziano provi ad attirare l'attenzione su di sé perché è chiaro che lo sta facendo per evitare l'imbarazzo a Letizia della situazione un po' così, no? In cui le chiedono perché si è tagliato i capelli, giustamente ci sta. Andrea che manco l'ha vista perché non sa dove si trova, cioè è un po' imbarazzante, quindi capisco perché. Però vabbè. Graziano capì in quel momento che due persone come loro non avrebbero mai potuto andare d'accordo. E Andrea era del tutto rapito, ma non capiva che quell'ammirazione l'avrebbe condotto alla rovina. Avrebbe finito per dipendere da quella donna, per esserne ossessionato. Il modo in cui la guardava era terrificante. E noi siamo molto grati che almeno Graziano se ne sia accorto, no? Perché anche noi ci stavamo preoccupando per Andrea, quindi ci sta. Però, lo ripeto di nuovo, insomma, è un po' strano. Cioè, allora, sapendo cosa succede dopo, non vi faccio spoiler, io posso pure dire che ci può stare che Andrea sia completamente rincretinito, però è reso un po' male, no? Cioè, fino a prima non era così, quindi che cavolo gli è successo? Cioè, si è svegliato una mattina, il cervello è scivolato dalle orecchie, non lo so. Ma qui improvvisamente abbiamo un catfight tra Letizia e Giulia, cioè Letizia si prende male. Preferisco non guadagnarmi la fama di un'oca che apre bocca senza pensarci, come qualcuno che è qui, disse Letizia all'improvviso, ma se ne pentì subito e arrossì penosamente. Giulia non si offese, ma invece scoppiò di nuovo a ridere. Certo, hai ragione, allora resta pure in silenzio, parleremo noi. Caro Andrea, parlami tu, dimmi, che ne pensi di questo bel lago? Gli occhi di lui non si spostarono dal viso di Giulia. Meraviglioso, mormorò con voce spenta. Sì, idem come sopra, nel senso, ok Andrea, ok. Cioè abbiamo Graziano che spara cavolate, Andrea che è impazzito completamente, Letizia che ha questi momenti. Oh, vai Letizia, siamo con te, uccidi. Non lo so, cioè qui Giulia mi sembra quella più normale finora. E ci sono così tanti fiori? Dicendolo, Giulia accarezzò un bucaneve. Ti somiglia, disse Andrea, sembri un bucaneve. Graziano si imbronciò, pensando che non fosse per niente vero. Letizia strinse le labbra, sentendosi umiliata. Odiava quel lago, i fiori e tutto il resto, e sentiva le lacrime salirle agli occhi. Piangi? Le chiese Giulia. No, ma le lacrime iniziarono a scorrere sulla faccia e lei rimase lì, immobile. Sarebbe rimasta così per sempre se Graziano non avesse rotto il silenzio. Adesso stai un po' zitta, Giulia, e cominciamo a mangiare. Oh, per una volta Graziano ha detto una cosa sensata, insomma, vabbè, grazie, Graziano. Comunque, non so se ricordate il fatto del fiore, cioè che Letizia aveva pensato sarebbe così bello se Andrea vedesse questo fiore e mi direbbe che somiglio a un fiore, e invece Andrea lo dice a Giulia, quindi Letizia rosica, e questo, è per questo che piange, no? Poi una cosa che noterei qui per quanto riguarda lo stile, e vorrei sottolineare, sto tralasciando molte cose, ma perché sarebbe tutto da riscrivere, quindi è chiaro che non starei a guardare le virgole, però c'è sempre il problema del gerundio un pochino invadente, tipo Graziano si imbronciò pensando, Letizia strinse le labbra sentendosi, c'è sempre più, al di là del gerundio, ma c'è proprio questa tendenza a dire X fece Y facendo questa cosa qua, cioè si sente anche questo, tutto ciò che
sentiamo quando leggiamo e che quindi ci distrae dalla storia è un po' un difetto. Non è un errore, però è un po' un segno di inesperienza proprio nella gestione dello stile. Mangiarono in fretta, senza una parola. Quando ebbero finito, Giulia si alzò e si sistemò sulla riva. Andrea le andò accanto. Letizia era imbarazzata e si sentiva colpevole. Aveva rovinato la scampagnata anche per Graziano, che era sempre stato gentile. Perdonami, gli disse, non sono riuscita a trattenermi. Non devi scusarti. Pensavo di potercela fare. Sei venuta e questo basta. Non è stato poi così terribile, no? No, Graziano, non è stato poi così terribile. Cioè, sono solo con delle persone. Quello è pazzo. Tu dici cavolate. Giulia è un'oca. Io piango. No, è fantastico. Grazie. Grazie per questo invito, guarda. No, però qui, francamente, mi ricordo pure il senso che aveva questo pezzo, no? Cioè, quello che io volevo dire, cioè quello che l'autrice voleva dire, era che Letizia, nonostante sia tutto un disastro, comunque è stata abbastanza forte da andarci, cioè da sfidare il fatto di essersi tagliata sti capelli, quindi sembrare un po' una deficiente, e comunque presentarsi. È questo che Graziano intenderebbe dire, anche se di fatto non lo dice, quindi magari ci starebbe esplicitarlo un pochino di più, o quantomeno farlo capire. Perché non è detto che il lettore pensi questo, cioè io lo sto dicendo perché mi ricordo che volevo che fosse così, però. Letizia sorrise. Quando le ha detto che come un bucaneve mi sono sentita morire, pensi che sia vero? Che Giulia sia come un bucaneve? No, esclamò lui, per niente, e si mise a fissarla. C'era qualcosa in quella ragazza che gli faceva paura, ma che allo stesso tempo lo interessava. In generale, sarebbe bene stare attenti alle esclamazioni dei personaggi. Non so se avete sentito anche voi in questo pezzo che è un po' strano, no? Che Graziano. No, no, ok, scusa, cioè, stai calmo. Quindi, quando facciamo esclamare i personaggi, facciamo caso al fatto che serva, cioè che sia opportuno in quel momento. Non è, cioè, anche qui, non è che sia impossibile che Graziano esclami questo no, però, siccome non si capisce perché l'ha esclamato, sembra un momento di panico, oddio. E in generale la questione delle esclamazioni continue, dove tutti i personaggi sembrano psicopatici, no? Perché sono sempre a esclamare, è molto strano da leggere in una storia, quindi fate attenzione ai punti esclamativi e alle esclamazioni. Non sempre i personaggi esclamano qualsiasi cosa, ci deve essere un motivo, magari sono spaventati, arrabbiati, eccitati, ma se no. Per esempio, in questo caso Graziano potrebbe essere arrabbiato, potrebbe essere turbato, tra l'altro stiamo vedendo dei movimenti ormonali tra i due, no? Quindi ci può stare che lui sia un po' nervoso, però renderlo solo tramite questa esclamazione improvvisa rende il tono molto strano. Non fissarmi, disse lei. Ti dispiace? Non le dispiaceva, in effetti. Alzò su di lui gli occhi timidi e Graziano sentì che qualsiasi cosa volesse chiedergli non avrebbe potuto dire di no. Pensi che io somigli a qualcosa? Un gabbiano? Un gabbiano? Sì, perché mi sembri bianca, libera, solare. Non lo so, sono carini, sì, capisco la volontà di rendere questo pezzo molto ciccino, molto romantico, però, cioè, a parte che fino a poco fa la situazione era un'altra, quindi cosa sta succedendo? E Graziano ha sempre trattato Letizia come se fosse una bambina, quindi oddio, aiuto, ma non lo so, il tono di questo pezzo è un pochino cioè, è un po' troppo veloce, no? Questa, non so, ditemi se lo sentite anche voi. Cioè, noi stiamo lì a dire, oh, vabbè, ok, questi due si sono innamorati, va bene, però cosa è successo? Perché? Oh, fu tutto ciò che lei seppe dire, ma era un no così compiaciuto che risero insieme. E in quel momento Letizia non stava pensando ad Andrea. Quel che voleva era sentirsi apprezzata e Graziano la adorava. Andrea era forse più bello, ma Letizia si stupì di non aver mai guardato Graziano per bene, di non essersi accorta che non fosse brutto. Sentì di dovergli fare un complimento. Sei piacevole, disse. Lui sorrise grato. Sai, vorrei dirtelo, penso di non essere più innamorata di Andrea. Andiamo bene, i tuoi amori durano sempre così tanto? E beh, in effetti, insomma. E anche qui io mi ricordo cosa volevo dire, cioè io volevo rendere questa situazione in cui Letizia non è che fosse veramente innamorata di Andrea, no? Era più un'ammirazione adolescenziale la sua.
un guardarlo da lontano, ritenerlo quello strafigo, quindi quello da desiderare. Mentre invece Graziano, che era magari più grande, più saggio, lei lo vedeva un po' come una figura quasi fraterna, ma in realtà a Graziano lei piaceva, cioè volevo creare questa cosa. E in sostanza volevo fare in modo che Letizia, essendo molto giovane e inesperta pure lei, avesse questo bisogno di essere amata. No? E che quindi tendesse a spostarsi tra l'uno e l'altro solo perché si rende conto che Graziano le vuole bene, cioè che Graziano la ammira, che può ottenere Graziano. Questa è una cosa pure carina da mettere in un romanzo, però nuovamente dico, l'ho resa abbastanza secondo voi? Cioè, quali sono i rapporti tra questi personaggi? Non sono un po' appena accennati in realtà? Cioè, tra Letizia e Graziano, sì, ci sono stati dei momenti carini, Graziano si interessa sempre a lei, l'abbiamo visto, però. Quindi certamente consiglierei all'autrice di rivalutare questo rapporto, cioè di ricostruirlo meglio. E adesso non mi metterò a spiegarvi come, cioè non mi metto a riscriverlo, perché vabbè, magari un giorno lo riscriverò e diventerà un bestseller la storia di Graziano. Non lo sono mai stata. Letizia mise le mani sulle guance, come per limitarne il rossore. Credevo di esserlo, ma in realtà lo ammiro, solo questo. L'amore è diverso, vero? Lui non rispose, parve pensarci, così lei continuò. Forse non ne sono certa, ma forse sto iniziando a provare qualcosa di speciale per te. Non so cosa sia, ma voglio essere sincera. E mi è sembrato che tu. Graziano strappò un ciuffo d'erba, serio. No, Graziano, si è imbarazzato. No, cioè, anche questo mi ha fatto un po' ridere. Vabbè, qui, anche qui, allora, per riderne dico, allora, Letizia, cioè, si è fatta coraggio oggi, non so cosa le è preso, tagliare i capelli le ha fatto bene, porca miseria, vabbè. Però, parlando seriamente, dico di nuovo, io intendevo costruire appunto questo cambiamento in Letizia, cioè questo fatto che Letizia improvvisamente pensasse, oh, ma Graziano mi vuole, cioè va bene, è piacevole del resto, cioè voglio dire, chi se ne frega di Andrea. Però volevo farlo in maniera sensata, solo che secondo me, appunto, con questa velocità nel cambiamento di Letizia, che è comunque veloce, però poteva essere un po' più compreso dal lettore, mentre così il lettore dice, vabbè, oh, cioè. Quindi, nuovamente, ok, ma andrebbe curato un po' di più. Siamo arrivati al colpo di scena di cui vi parlavo l'altra volta, che è stupendo, perché Graziano adesso risponderà a Letizia. E secondo voi cosa le risponderà? Cioè le dirà di sì e quindi si allontaneranno insieme verso il tramonto? Oppure le dirà di no perché le dirà, boh, tu sei una ragazzina, io sono un uomo saggio, insomma non è il caso di accoppiarci? Oppure cosa? Io partirò domani, starò via per molto tempo, forse non tornerò nemmeno, annunciò. Letizia sgranò gli occhi. Ma l'avevo già deciso. Il tuo non è amore, piccola. Non temere. Tu non sai amare, non ancora. Se un giorno ci rivedremo, ne riparleremo. Ma perché parti? Chiese lei, delusa. Perché adesso? Dove vai? Parto per lasciarmi alle spalle ciò che sono. Vado dove nessuno potrà trovarmi. Io muoio. Allora. Vabbè, continuo, poi ne parliamo, eh. Oh, ti prego, rispondimi seriamente. Graziano rise. Seriamente? Non lo stai chiedendo alla persona giusta. Ma non è giusto, mi scriverai almeno. Ho bisogno di stare da solo, piccolo gabbiano. Non ti dirò dove sono, non potrai scrivermi. Ma perché? Graziano non rispose. Se ne andò piano e lei lo guardò scomparire, sgomenta, senza aprire bocca. Il vento prese a soffiare forte, scompigliandole i capelli. Un giorno, mormorò, un giorno tornerai, ne sono certa. Ecco, io sono morta rileggendo questo pezzo perché. Wow, cosa è successo? Allora, primo, il vento che le scompiglia i capelli, ma lei se li era tagliati. Secondo, ma Graziano non doveva partire domani? Cioè, dice, io partirò domani. Quindi adesso si è alzato e se n'è andato, ma dove va? Cioè, cos'è? Parte se ha deciso di partire. Ma soprattutto Andrea e Giulia, che sono ancora sulla riva del lago, non lo vedono, cioè non è che saranno così lontani, no? C'è sempre questo problema spazio-temporale. Nel senso, non lo vedono che si alza e se ne vanno, gli chiedono: Graziano, ma dove vai?
Cioè, lui ha organizzato tutta questa gita sapendo che il giorno dopo sarebbe partito, di cui ancora non abbiamo capito il senso. Ecco, è chiaro che questo è un mio modo, era un mio modo per risolvere la situazione, non lo so. Secondo me non l'avevo, non mi ricordo adesso sinceramente, ma secondo me non l'avevo preventivato e mi è venuto così perché di fronte alla confessione di Letizia, in effetti uno rimane un po' interdetto, quindi Graziano che ha un po' di problemi magari di, insomma, a impegnarsi in una relazione, decide di scappare completamente. Dice no, domani parto, ciao, e parte. E Letizia sta lì a dire, ma non doveva partire domani? Comunque, voi giustamente direte: vabbè, ma allora la storia è finita, tipo, perché adesso che cosa accadrà mai? La gita c'è stata, che era un po' la premessa di tutta la trama, e Graziano se ne va. E boh, e Letizia rimane lì e non ama nemmeno più Andrea. Non si sa se tornerà ad amarlo a questo punto, perché oh, quello c'è, non esiste nessun altro qui, quindi. Andrea è lì rincretinito, Giulia non gliene frega niente, probabilmente, di tutto quello che sta accadendo. Vabbè. E dunque così si conclude questa bellissima gita al lago e no, la trama non è finita. Anzi, ci sono ulteriori colpi di scena che sicuramente vi sorprenderanno. Quindi grazie di nuovo per avermi seguito anche stavolta. Arriveremo anche al prossimo capitolo, spero di non metterci altri 6 mesi, ma soprattutto ditemi se vi interessa che io continui, se vi è piaciuta la puntata, cosa pensate, se voi tifate per Andrea o per Graziano e soprattutto secondo voi dove è andato Graziano? Cioè, grazie per avermi seguito, ci si vede al prossimo video. Ciao!